Dunque, siccome devo fare un discorso molto formale, meglio così? Sì. Devo fare un discorso molto formale che rischia di essere noioso, però è indispensabile, perché le contestazioni che ci furono già nel 68 e sono continuate fino adesso all'enciclica Umane Vite sono fatte soprattutto con questo pretesto. L'enciclica è manifestazione di un'opinione teologica non più accettabile. Già nel 68 non era più accettabile, 50 anni dopo ancora di meno, perché non segue l'evoluzione della teologia morale. E in nome della teologia morale, che adesso si alimenta soprattutto di freudismo, ossia della psicanalisi di Freud, da cui nasce la rivoluzione sessuale di cui parlava Don Alfredo e tante altre cose, la mentalità che ha influenzato anche il commercio, l'industria, che si chiama pansessualismo, e che naturalmente dà all'esercizio della sessualità la caratteristica dell'anarchia, nessun ordine. Questa teologia, questa opinione teologica che si alimenta delle cosiddette scienze umane, che è stata una rovina per la teologia già a partire dagli studi accademici nelle università pontificie, eccetera. Bene, tutto questo si può sintetizzare sul fatto che l'enciclica di Paolo VI viene considerata un'opinione teologica di minoranza da superare, da eliminare. Prego. Ma io ero quello che avevo io, me l'hanno tolto. Io mi ero già affezionato al nuovo microfono. Comunque voi sentite bene? Anch'io mi sento bene così. Se ho perso il filo del discorso la colpa è vostra, eh? Ma non lo perdo perché so che cosa voglio dire. Voglio dire che abbiate pazienza per seguire un discorso formale, perché lì si gioca la parola fondamentale di questa mia relazione, che è infallibilità. L'infallibilità che cos'è? È la garanzia che hanno i fedeli, attenti, non Scalfari e la Repubblica, non l'Espresso, non New York Times, non di tablet, ma i fedeli cattolici hanno nel carisma dell'infallibilità del Papa e in generale nel magistero autentico la garanzia che esso, il magistero, trasmette fedelmente la volontà di Dio, rivelatore e ordinatore del mondo. Il fatto di avere nel magistero Gesù maestro, Gesù che dice andate in tutto il mondo e insegnate a praticare la verità che io vi ho insegnato. Ecco, questa garanzia si chiama infallibilità, perché se la Chiesa gerarchica, gli apostoli, non fossero garantiti da Cristo stesso, che ha affidato a loro questa missione, la verità della loro dottrina, la Chiesa cesserebbe di esistere, mentre invece Gesù ha fondato la Chiesa perché ci sia per sempre. Si chiama teologicamente, da un punto di vista dottrinale, la indefettibilità della Chiesa. La Chiesa è indefettibile, non nel senso che non abbia difetti, perché invece ce l'ha nella persona stessa di Pietro e di tutti gli apostoli e nella persona di tutti noi. La Chiesa è piena di peccatori e di persone comunque limitate, defettibili, ma la Chiesa, in quanto continuità di Cristo maestro, sacerdote e re, è destinata a essere
presente per la salvezza del mondo fino alla fine del mondo. Ma non sarebbe indefettibile la Chiesa se venisse a mancare la sua funzione principale, ossia di dire la verità. Ecco, pertanto l'infallibilità della enciclica di Paolo VI è tutto, ossia se non fosse infallibile quell'insegnamento avrebbero ragione i contestatori, sia vescovi, sia teologi, sia sociologi, sia disgraziati di ogni tipo, avrebbero avuto ragione loro allora e avrebbero ragione adesso. C'è un turpe individuo che si chiama Maurizio Chiodi, dicono che è sacerdote, chi lo sa, si veste da sacerdote quando fa le conferenze, ma dice delle bestemmie continue, è una cosa terribile, mi viene da vomitare ad ascoltarlo, e l'ho ascoltato anche a Roma, alla Gregoriana. Alla Gregoriana possono dire tutto quello che vogliono, perché è l'università dei gesuiti, e essendo il Papa gesuita, avendo fatto stampare dalla Gregoriana libri che osannano la sua rivoluzione dottrinale, lì si può dire tutto, su tutto si può dire, basta dire che andiamo con Francesco, quello che non dicono mai, andiamo con Gesù. Un discorso di 3 pagine scritte, no? Sul carattere dottrinale dell'enciclica, in cui non c'è mai la parola Gesù, non c'è mai nemmeno la parola Dio, c'è solo la parola Chiesa, intesa come la Chiesa, intendono loro, ossia un popolo in cammino guidato da loro, una specie di lunga marcia di Mao Zedong, no? E poi c'è una parola strana che è spirito con la maiuscola. La Chiesa deve andare avanti guidata dallo spirito. E chi è questo spirito? Non ho lo Spirito Santo, lo spirito. Esattamente, cioè Der Geist, chiaro, è lui, perché lo spirito hegeliano non è Dio trascendente, ma è la storia dialettica che si incarna, per Hegel si incarnava nel regime prussiano, in un regime politico, eccetera, eccetera. Bene. Allora, la parola fondamentale è infallibilità, ma questa parola interessa i fedeli, da un punto di vista teologico. Interessa i fedeli da un punto di vista teologico, per cui i fedeli, riguardo a questa enciclica, come riguardo a qualsiasi documento del Magistero ecclesiastico, si domandano: debbo crederci o posso crederci? Debbo obbedire? Posso disobbedire? In maniera più esplicita, vedo in quelle parole o in quei discorsi, in quei principi, in quegli enunciati e in quelle disposizioni pratiche la volontà di Dio? Pertanto devo credere a Cristo Maestro mediante quelle parole, quei discorsi, quegli enunciati? Devo obbedire a Lui? Io che voglio, come cristiano, vivere la sequela a Cristo, andare dietro a Cristo, devo fare così? Pietro a un certo momento ragionava da uomo, ragionava con criteri umani, pertanto di egoismo, di sociologia, di rivoluzione sessuale, tutte queste cose, e Gesù gli dice: mettiti dietro a me, che stai ragionando non come Dio ma come gli uomini, mettiti dietro a me, segui a me, non pretendere di precedermi con le tue idee, tu non devi inventarti niente, mettiti dietro a me. Alla sequela, se ciascun cristiano deve seguire Cristo, figuriamoci il Papa, è il primo che deve seguire Cristo. Per questo l'idolatria del Papa, uno contro l'altro, uno che supera l'altro, è una cosa totalmente anticristiana, insensata, non ha senso. Il Papa lo veneriamo, non lo adoriamo, ma lo veneriamo nella misura in cui esercita la sua funzione di vicario di Cristo.
E basta, no? E se quello che dice è esattamente parola di Dio, dottrina di Cristo, allora io mi sento in obbligo di crederci, non di essere convinto, perché poi spiegherò, di crederci. Il magistero va creduto, non è che il magistero va approvato, dice ah sì, mi convince, benissimo, vediamo se c'è, perché tutti quelli che hanno contestato, me lo ricordo perché siccome sono vecchio a quell'epoca ero già una persona matura nel 68, l'epoca in cui fui cacciato anche da un seminario romano. Nel 68 la principale accusa che facevano i teologi cattivi, cioè i falsi teologi, all'enciclica è che non è sufficientemente biblica, non giustifica queste cose, non le giustifica, non siamo convinti di queste giustificazioni. Ma il magistero non deve giustificare niente, il magistero comanda, il magistero dice, questa è la parola di Dio, il magistero dogmatizza, non è che giustifica, non deve giustificare niente. Il magistero dice, questo ha detto Gesù e io ve lo ripeto, questo ha comandato Gesù e io ve lo applico. Uno che cosa deve fare di fronte alla parola di Dio? Comprendere per quello che si può comprendere, ma comunque a prescindere da ogni comprensione e da ogni giustificazione intellettuale, deve crederci. Il credere è una cosa diversa dall'accettare una dimostrazione. Quando in matematica si finisce per dire come volevasi dimostrare, uno, se è intelligente, deve dire per forza è così. L'evidenza dialettica della dimostrazione mi porta a dire è così, non è che ci credo, è così. La accettazione di una teoria è conseguenza della validità della dimostrazione. L'accettazione di un dogma dipende solo dall'avere fede che Cristo è il maestro e il Papa è il vicario di Cristo. È una cosa ben diversa, totalmente diversa. Per cui ogni critica che si fa alle umane vite per le giustificazioni che adduce è una critica totalmente sbagliata. Tra parentesi, è un po' sbagliata anche lo stile dell'enciclica che, seguendo l'impostazione di Giovanni XXIII, non dogmatizza ma cerca di convincere attraverso discorsi, no? Vabbè, è una scelta pastorale che io ritengo sbagliatissima, comunque non toglie il fatto che il Papa in quel momento voleva insegnare con autorità dottrinale e pertanto dogmatizzava nella sostanza anche se non nella forma, perché poi anche nel Vaticano II si è visto, studiando le cose da teologi e non da giornalisti, che quello che nel Vaticano II, che non ha voluto emettere nuovi dogmi, è però da credere, è perché ripropone dogmi già enunciati dalla Chiesa. E qui viene un punto difficile da capire e per questo vi chiedo di essere un pochino attenti. Io non sono così divertente come Don Alfredo, né così simpatico come lui. Sono antipatico perché sono un professore di logica. In certe aule di una certa università seppi che mi chiamavano Don Sonnifero. Ma per questo mi alzo, perché così guardo tutti e controllo. Però vi chiedo questo sacrificio per amore di Dio, e io pure lo faccio perché se no non sarei venuto qua con tanti problemi che ho, perché questi elementi di logica applicata alla fede sono fondamentali. Sono fondamentali. Ed è questo. Il dogma, che cos'è il dogma? Quando hanno accusato questa enciclica di non avere contenuto dogmatico, quando hanno detto si può cambiare, tanto non è dogma, quando un ex teologo domenicano, perché è sempre domenicano, non è più teologo,
ha cominciato a dire: tutto quello che ha detto Paolo VI e anche Giovanni Paolo II sul matrimonio e la famiglia sono disposizioni di diritto canonico, di diritto ecclesiastico, sono disposizioni pragmatiche che per il bene delle anime e per lo sviluppo della Chiesa si possono cambiare. No, nemmeno per sogno, nemmeno per sogno. In materia morale, in materia di matrimonio e famiglia, sono implicati direttamente, non indirettamente, i veri dogmi della nostra santa fede. E quali sono? Attenti, I dogmi sono: credo in un Deum, Patrem Omnipotentem, Creatorem Cieli et Terre. Il dogma è che quel Dio che si è rivelato in Gesù Cristo, e che noi conoscevamo già grazie ai Preambula Fidei, con ragione naturale, sappiamo per la ragione naturale, ma soprattutto per la rivelazione, che è il Creatore. Ecco, questa parola è fondamentale. Quello che Don Alfredo ha detto della procreazione, collaborare al disegno di Dio di popolare il cielo dei santi, bene, è Dio Creatore. Dio Creatore, che precede logicamente il Dio Redentore, il Dio Creatore è colui che ha dato al cosmos, al mondo, un ordine, avendo creato il mondo per amore degli uomini, perché tutto è vostro, l'amore di Cristo e Cristo di Dio. Avendo creato tutto per amore, questo ordine della creazione si chiama, con parole di Agostino bellissime, insuperabili, ordo amoris. Ossia, le cose del mondo, gli uomini compresi, le cose materiali, le cose spirituali, tutto, tutto, tutto quello che chiamiamo mondo, il cosmos dei greci, è voluto da Dio con una dinamica che è l'ordine. Ogni cosa per un fine parziale, secondario, momentaneo e un fine ultimo. Tutto è nato dall'amore di Dio e tutto deve portare all'amore di Dio. Se le cose vanno secondo l'ordine di Dio, tutto porta alla gloria di Dio, che è la gloria dell'uomo redento e destinato alla beatitudine. Pertanto, nel dogma della Santa Fede Cattolica c'è il fatto che Dio ci ha messi, ognuno di noi, creandoci, in un ordine creazionale, un ordine cosmico, che l'uomo dotato di ragione vede e comprende. Questa si chiama, in termini diciamo così, poi filosofici, la legge di natura. La legge di Dio è la legge di natura. E San Tommaso, che ha spiegato queste cose molto bene, e ci torno sopra perché? Perché lo stesso Papa Benedetto XVI, per la sua formazione teologica tedesca, novecentesca, filoluterana, e tanti altri, soprattutto teologi di strapazzo, se la prendono con la nozione di diritto naturale e dicono: non si può più sostenere una morale familiare sulla base del diritto naturale, o addirittura lo chiamano con un termine rinascimentale che non c'entra niente, giusnaturalismo. Giusnaturalismo non c'entra niente, di Grozio, eccetera. Non c'entra niente. Il diritto naturale c'è già prima del cristianesimo nella filosofia stoica. Il diritto naturale c'è in Cicerone, in Seneca. Il diritto naturale è stato preso in pieno dalla filosofia cristiana, dalla patristica dell'età tarda antica, e soprattutto è stato sviluppato da Tommaso d'Aquino, il quale dice: Dio creatore, nel fare le cose, l'ha fatte secondo la logica, il logos, e ha fatto le cose con un'intenzione, e questa si chiama la legge eterna di Dio, l'ex eterna Dei. Ricordate queste parole perché non vengono molto dette dai teologi da strapazzo di oggi, ma sono fondamentali. L'ex eterna Dei, e la legge eterna di Dio, dice, rispetta, dice San Tommaso, quello che è ogni legge. Che cos'è una legge? Ordinatio rationis, abeo qui curam communitatis habet, promulgata. La legge è un ordinamento delle cose fatto con intelligenza, con razionalità, pertanto secondo il principio di finalità.
una cosa logica, una cosa che serva, una cosa utile, un ordinamento fatto da chi ha cura della comunità e che dopo averlo fatto questo ordinamento lo fa sapere, lo fa conoscere. La Lex Aeterna Dei, dice Tommaso d'Aquino, sta nella realtà delle cose, l'uomo la conosce appunto usando la ragione. Dice, questa è filosofia, sì, ma è allo stesso tempo teologia biblica, perché è esattamente quello che dice San Paolo nella lettera ai Romani nel primo capitolo, dicendo una cosa che sarebbe bello continuare a gridare dai tetti adesso, no? Soprattutto un certo filosofo che si chiama Rocco Buttiglione, che per difendere l'indifendibile dice che la legge naturale molti non la conoscono, sono incolpevoli, vanno contro il sesto comandamento senza saperlo, possono benissimo fare la comunione, tanto non lo sanno, quasi nessuno lo sa, il mondo moderno nessuno sa niente, tutti sono incolpevoli. E sai, invece San Paolo nella lettera ai Romani dice: tu uomo pagano sei inescusabile. Certo, tu non hai conosciuto la legge di Mosè, perché la legge di Mosè riflette la legge naturale, il decalogo. Non hai conosciuto la legge di Mosè, ma semplicemente constatando quello che si vede, visibilia, dalle cose che si vedono, l'intelletto umano, se ragiona, percepisce che tutto questo viene da Dio e viene secondo un ordine morale che è quello che appunto è riflesso dei tre primi comandamenti che comandano il culto di Dio e gli altri sette comandamenti che riguardano i rapporti con il prossimo. Pertanto tu, pagano, sei inescusabile quando sei empio, quando sei sodomita, anche lesbica, dice tutto questo San Paolo, con linguaggio bellissimo, biblico, pertanto non sono parolacce, no? Linguaggio biblico. Poi dice, chi sono le lesbiche? Quelle donne che, contro l'ordinamento naturale del sesso, praticano il sesso donne con donne, contro l'ordinamento naturale. Ordinamento naturale che conoscono, pertanto sono colpevoli queste donnacce. E gli uomini, peggio ancora, e coloro che sono empi verso lo Stato, verso i genitori, e coloro che tradiscono, e quelli che uccidono, tutti i peccati, tutta la gamma dei peccati, offese a Dio in quanto contro la sua volontà manifestata nei 10 comandamenti, tutte queste cose qui, e dice San Tommaso, i precetti immediatamente comprensibili del diritto naturale sono nella coscienza di tutti. Sono nella coscienza di tutti, non esistono persone che non se ne accorgono. Anche se Rocco Buttiglione, dicendo di essere amico di Paolo VI e poi di Giovanni Paolo II e poi di soprattutto adesso amico di Papa Francesco, no, dice il contrario. Quello che può esserci è una coscienza, lo sanno tutti, una coscienza che percepisce la volontà di Dio anche nell'uso del matrimonio, come ha detto Don Alfredo, una volontà di Dio ben chiara, la percepisce questa verità morale basata sul dogma di Dio creatore e ordinatore dell'universo, di Dio che ha santificato il matrimonio rendendolo capace di santità attraverso la grazia del sacramento del matrimonio, ma il matrimonio è un'istituzione naturale. Ogni persona ha questa consapevolezza, ma poi c'è anche un corredo straordinario di alibi culturali che gli vengono dal mondo, diciamo così, ossia da una cultura atea, secolaristica, edonistica, e da una teologia che a questa cultura si è totalmente venduta per interessi di bottega. Dico di bottega perché, per esempio, ci sono delle botteghe che si chiamano librerie, adesso sono sempre meno in Italia, ma ci sono ancora.
alcune di queste librerie fanno parte di un circuito che c'è solo in Italia, non c'è in Francia, in Germania, c'è una libreria, circuito cattolico, libreria cattolica. Uno va nelle librerie cattoliche già a partire dagli anni 60 e trova in vetrina, sul bancone, tutti i peggiori libri dei teologi falsi, ma anche libri poi direttamente degli atei, dei massoni, dei pornografi. E invece libri, per esempio, che edito io nella mia casa editrice, che vi raccomando, si chiama Leonardo da Vinci, questi libri, per esempio le edizioni paoline, non le vogliono nemmeno a priori, e non si trovano. Certo, allora, se persino l'editoria cattolica, poi adesso il quotidiano cattolico della CEI, diffonde questa mentalità edonistica, un asservimento alle scienze umane, fra cui c'è, vi ripeto, la psicologia intesa in senso psicoanalitico, pertanto il pansessualismo, se tutte queste cose forniscono alibi alla coscienza, che cosa succede? Succede semplicemente che una persona pecca sapendo di peccare, ma poi, dialogando con se stesso, si autoassolve. Se poi va da un sacerdote che fa parte della combriccola, trova anche la soluzione ufficiale. Oppure cerca di convincere il coniuge, o il coniuge convince lui. Insomma, a un certo punto succede quello che un santo mi diceva. Quando due coniugi, invece di amarsi, si aiutano a vicenda a peccare, sono complici, non si amano più, ma sono complici. E come diceva santissimamente, giustamente, non credo, il peccato non unisce, ma divide, anche se in quel momento si è complici. Come succede, questo lo dico io, non lo diceva quel santo, lo dico io, ci aggiungo una cosa, come succede nei film polizieschi e anche nella vita reale, dove si vede che i banditi che... Come banda, un gruppo di complici, fatto il bottino, poi al momento di spartirselo si tradiscono l'uno con l'altro. La complicità non è amore che unisce, è così anche nel matrimonio. Ma questi alibi non tolgono la possibilità, ripeto, di capire che cose fondamentali che riguardano il diritto naturale sono già nella coscienza dei fedeli, soprattutto quando il Magistero della Chiesa le ha continuamente confermate. E questo è il punto, perché la nascita della enciclica Humani Generis è stata proprio questa, la necessità, dopo Pio XII, che già aveva affrontato il problema con discorsi occasionali alle categorie professionali diverse, chiarire se la costante dottrina della Chiesa, che è già precisata nella enciclica del Pio XI, Casti Connubi, andasse modificata o no. Per cui l'intervento di Paolo VI fu per dire il Magistero della Chiesa, che queste cose le ha sempre chiarite, difese, a difesa del diritto naturale, il Magistero della Chiesa ha bisogno di un aggiornamento, ha bisogno di una revisione, ha bisogno di un'attenuazione, e ha detto no, le norme fondamentali in questo campo non possono essere cambiate perché sono fondamentali, perché sono assolutamente legate al dogma dell'ordine creaturale, in cui c'è, appunto, come ha spiegato Don Alfredo, il coniugio con la sua forma, la sua materia e il suo fine. E queste cose non si possono cambiare. È così, tant'è vero che quando Gesù è intervenuto sul matrimonio ha parlato in questi termini, dicendo: Dio ha creato le cose con questo ordine, in principio non fu così. Ci sono state delle leggi umane che hanno attenuato, per esempio, l'indissolubilità del matrimonio, ma in principio non fu così. Gesù riporta tutto, lui, Gesù, il Verbo incarnato, riporta tutto all'ordine naturale, cioè della creazione. In principio vuol dire la creazione, quando
In principio, in termini biblici, vuol dire il momento della creazione. In principio creò Dio il cielo e la terra, che in ebraico è Bereshit bara Elohim, l'ha detto con quelle parole, per dire: non sono io il rivelatore di un ordine sacramentale nuovo che vi dico che il matrimonio è indissolubile. Questo è diritto naturale, dice Gesù. E se lo dice Gesù, conferma, perché poi Gesù, riguardo al diritto naturale, dice sempre: vi è stato detto questo e io vi dico ancora di più, non sono venuto a abolire la legge, ma a perfezionarla. Pertanto la continuità fra il diritto naturale e la morale evangelica è una continuità intrinseca. Nella morale evangelica ci sono tutte le premesse del diritto naturale. Per questo, ripeto, quando Maurizio Gronchi oppure Andrea Grillo, ci sono due grilli pazzi in Italia, no? Uno ha fondato un partito e non si sa per quale scopo, forse cattivo. Un altro ha fondato una scuola teologica che ha sede in un'università pontificia, si chiama l'Università di Sant'Anselmo. E questo Andrea Grillo mi fa sempre dire: tanti grilli per la testa. Mentre invece quando parla chiodi dico: ecco, roba da chiodi. Vedete che qualche battuta serve non solo al dottor Fede, ma anche a me. Questi due dicono: la umana vita va aggiornata perché fu fatta per seguire l'evoluzione del costume morale del popolo. Ma quando mai? Ma quando mai? Ma adesso va riformata perché il popolo non l'accetta più, non la capisce. Ma come fanno a dirlo? Questa è un'affermazione sociologica. Un teologo non ha nessuna competenza sociologica. I sociologi non hanno nessuna competenza teologica. Poi la sociologia, io sono molto amico di Pierpaolo Donati dell'Università di Bologna, che è un grande sociologo, e anche cattolico, tra l'altro, ma soprattutto è sociologo, e litighiamo continuamente e gli dico: la sociologia non è una scienza, possono essere sicuri solo alcuni dati che sono sempre parziali, momentanei e discutibili, ma le estrapolazioni che poi fa il sociologo non, lui dice: ma in un certo senso hai ragione, dico: no, ho ragione in tutti i sensi, no? La sociologia, se poi diventa sociologia religiosa, è una favola, è un mito, è una favola. Dire che il popolo di Dio non accetta, ma quando mai hanno fatto un'inchiesta continua, perché poi le inchieste vanno aggiornate continuamente, no? Su tutti i milioni di cattolici, loro vedono qualche cosa che appare soprattutto tramite i giornali in Europa occidentale, ma mica vanno nella foresta dell'Amazzonia a vedere cosa ne pensano gli indios, quelli convertiti al cristianesimo, no? E nemmeno vanno in Africa, e nemmeno vanno in Corea del Sud, dove c'è una fiorente comunità cattolica molto fedele alla tradizione dei missionari che hanno. Beh, ma anche se fosse vero che molti cattolici non capiscono l'umane vite oggi, nel 2018, io dico, mi ricordo benissimo che a quell'epoca molti cattolici non la capivano 50 anni fa, tant'è vero che io come sacerdote in cura d'anime, facendo tutta la giornata, soprattutto il pomeriggio, in confessionale con direzione spirituale di persone sposate, vedevo che la maggior parte delle persone buone, quelle che vanno a confessare perché gli altri nemmeno ci pensano, avevano problemi con questo argomento, dicendo: io avevo sempre paura che la pillola, la contraccezione, fossero cose che la Chiesa. Poi è venuto questo Papa e ha chiarito che le cose stanno così. Ma è difficile, io non capisco, ma perché, ma per come? Nel 68 nessuno l'accettava facilmente, ma non per questo, e il Papa lo sapeva perfettamente, e poi glielo dicevano tutte le conferenze episcopali, ma non per questo le cose cambiavano. Perché quando mai un documento del Magistero si basa su un sondaggio di opinione in una parte del popolo di Dio? Una cosa assurda, non ha nessun senso. Non l'ha fatto nemmeno Gesù, perché lo deve fare il Papa?
Vi ricordate il sondaggio d'opinione che fece Gesù? Chi dicono gli uomini che io sia? E tutti si sbagliavano. E solo uno ha detto bene, solo perché gliel'ha suggerito direttamente il padre. Non la carne e il sangue, ma il padre mio. Come per dire, voi uomini, se ragionate da uomini, non ci azzeccate mai. Pertanto vi conviene fidarvi di me. Fidatevi di quello che vi suggerisce il padre tramite il figlio e lo Spirito Santo. E questo è il magistero, non è un venire incontro, perché poi non ha nessun senso, non ha nessun senso, perché alla fine quello che voglio dirvi è che la legge morale ha un contenuto così esistenziale e così personalistico che mi fanno ridere quei teologi da strapazzo che adesso dicono, anche uno che era tanto bravo, Livio Melina, che era preside dell'istituto per studi sul matrimonio in famiglia fatto da Giovanni Paolo II, affidato all'inizio a Caffarra, e poi Caffarra ha dovuto andare a Bologna, dove c'era Don Alfredo, e il successore è stato, come preside dell'istituto, Monsignor Livio Melina, un bravissimo teologo, però adesso è stato cacciato via, è stato messo sotto processo, diciamo teologico, dottrinale, e lui adesso si difende dicendo sì, effettivamente Paolo VI, come poi anche Giovanni Paolo II, hanno accolto nella teologia morale la nuova ventata di personalismo che supera i manuali che c'erano nella neoscolastica, tutti formalistici, tutto. Ma quando mai? Ma che discorso è? Il magistero non è un manuale di teologia morale neoscolastica, il magistero è magistero, non è teologia. E poi una teologia personalistica è assurda, non esiste, è sempre stato personalistico. Perché? Perché il diritto naturale è l'uomo che capisce la volontà di Dio che lo ha creato e poi da cristiano lo ha redento. L'uomo che cosa vede nella legge morale? La volontà di Dio. Fai questo e vivrai. Che cosa ti comanda Dio? Il tuo bene, fai questo e vivrai. E a chi lo dice? A una persona. Quando nel Deuteronomio si parla della legge, ci si rivolge a una persona. Ho messo nelle tue mani il bene e il male, la vita e la morte. Scegli il bene e avrai la vita. Evita il male e eviti la morte. Tu. È un dialogo fra Dio e me. E Dio mi dice, per il tuo bene fai questo. E poi suscita lo Spirito Santo un salmo che dice, il mio bene non è senza te, Dio. Certo, io voglio fare la tua legge per il mio interesse. Non è che Dio è contro i miei interessi e allora mi devo piegare alla volontà di un despota. Dio è mio padre, il mio creatore, il mio amore, mi vuole felice e mi dice la strada della felicità. Tutto questo, che lo dico io in termini teologici, sta detto da Dio stesso in termini poetici nel Salmo che abbiamo recitato oggi. Non so se tutti voi avete recitato le lodi qua, ma comunque, non tutti, no, ma comunque, io sì, e il foglietto che c'era lì nella chiesa riporta proprio, sembra fatto apposta, non l'ho fatto apposta, è la terza settimana di Quaresima, sabato, cioè una cosa che non l'ho fatta io, no? E c'è un brano della Sapienza in forma di salmo, è un inno, un cantico, in cui l'anima del credente parla della legge di Dio con affetto, con riconoscenza, con amore. Questo è personalismo. Che bisogno c'è che adesso venga la fenomenologia o l'esistenzialismo a dirci che la morale deve essere personalistica, al contrario di quella di prima? Ma non esiste questo contrario, è un'invenzione puramente retorica. Io mi ribello, no? Perché quando vedo che in filosofia se ci si contrappone i moderni e gli antichi su una base che non esiste, dico, ma questa è pura retorica, è autopropaganda, è come per dire che Dasce lava meglio, sono stupidaggini. Dice il libro della Sapienza: Dio dei padri e Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua parola,
La parola che crea è la stessa parola di Dio che ci rivela l'intenzione di Dio creatore. Che con la tua sapienza hai formato l'uomo perché domini sulle creature che tu hai fatto. Ecco l'ordine, no? Nel Laudato Si, questo viene un po' attenuato, perché il fatto che l'uomo sia padrone della creazione non piace tanto adesso all'ecologismo, no? Ma è l'ordine della creazione, c'è poco da fare, no? E governi il mondo con santità e giustizia e pronunci giudizi con animo retto. E poi dice, no, rivolgendosi a Dio, creatore e legislatore, poi prega il credente, dice: dammi la sapienza. Che cos'è la sapienza? È il libro della sapienza, no? La sapienza è capire la volontà di Dio, amare la volontà di Dio, leggere le circostanze interne ed esterne alla luce della volontà di Dio, capire. È come quei coniugi che entrano dopo il matrimonio a casa nel talamo nuziale e capiscono che c'è tutto il cielo che li guarda e anche il demonio che li tenta, no? Questa è la sapienza. Dammi la sapienza che sieda accanto a te in trono e non mi escludere dal numero dei tuoi figli. Perché uno che perde la sapienza e va dietro alla falsa sapienza dei sofisti, dei falsi teologi, perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, uomo debole e di vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi. Ecco, l'uomo si rende conto che pur conoscendo la legge di Dio, poi le sue applicazioni, quando sono ardue, difficili, onerose, portano a una certa confusione della coscienza, al desiderio di trovare degli alibi, delle scuse, degli attenuanti, delle scorciatoie. Anche il più perfetto tra gli uomini, privo della tua sapienza, sarebbe stimato nulla. Anche il più perfetto dei papi, privo della tua sapienza, sarebbe stimato nulla. Qui bisogna che chiunque parli della legge di Dio parli con la sapienza di Dio, e non con le scienze umane o con le ideologie o con addirittura dottrine diaboliche che sono quelle, vi dico tra l'altro che sto per pubblicare nella mia casa editrice un libro sulla psicoanalisi dove si studia tutta la vita di Sigmund Freud, tutta la vita di Carl Gustav Jung, tutta la vita dei loro pazienti, i quali al 90% sono tutti morti di pazzia. E tutti loro, questi due grandi fondatori della psicanalisi, erano omosessuali oltre che libertini, fino a 40 anni, libertini, poi dopo omosessuali fra di loro. E poi praticavano il culto demoniaco, alleati alla massoneria di radice ebraica, perché erano ebrei. Insomma, il peggio che si possa immaginare. E tutto questo poi ha dato luogo alla rivoluzione sessuale di William Rai, sì, e a tutte le altre cose che ne conseguono, a tutta questa politica dell'ONU di imporre l'educazione di genere, tutte queste cose qua, sono tutte collegate a cose demoniache, ma non secondo retroscene immaginari, ma secondo documenti. È arrivato Freud a scrivere in una lettera, che ho letto l'originale in tedesco, pertanto non posso sbagliarmi, a dire: adesso finalmente io sono l'anticristo, perché il vero Cristo, il vero salvatore del mondo sono io, perché ho scoperto le leggi della natura, che sono la libido, eccetera, no? Poi Eros e Thanatos, eccetera. Consapevoli anche del fatto che questo libertinaggio, questo sfrenato sfogo degli istinti bestiali, questo disconoscere la coscienza, è morte. Tanto vero dice, sì, sì, effettivamente, non vedo l'ora che tutto questo finisca nella morte. Heidegger viene da loro. Lui l'ha detto prima, di Sein zu Tode, l'ha detto prima, bene. Questo per dire che fa bene nel libro della sapienza il credente a dire: Signore, dammi la sapienza perché
tu la tua volontà me l'hai detta chiaramente, ma io facilmente mi confondo, facilmente mi perdo, aiutami. Questo dice, non ci indurre in tentazione, anche lì si applica. Dunque. Con te è la sapienza che conosce le tue opere, le opere del mondo, no? Dio ha creato l'uomo, maschio e femmina, il matrimonio, tutta creazione di Dio, sta nel libro della Genesi, che era presente quando creavi il mondo. Essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi. Questa espressione è bellissima, è personalistica, è tipica dei mistici. I mistici dicono sempre che cosa fa piacere al Signore. Se voi avete letto Teresa d'Avila, una donna meravigliosa, non ha mai fatto studi biblici né teologici, ma aveva talmente la sapienza, anche per le sue esperienze mistiche, che vedeva tutto in questa chiave: bisogna far piacere a nostro Signore. Signore, che cosa ti fa piacere? Che cosa ai tuoi occhi è bene? Che cosa vuoi che io faccia per farti piacere? Cosa posso fare per riparare le offese degli uomini? Sono le espressioni, ecco, del personalismo più chiaro, dove la legge morale, chi la fa, ma io parlo anche al buio, la telecamera, è vero, ma non ci tengo alla telecamera, ci tengo che le persone che stanno qua capiscano qualche cosa di più di quello che già sanno. Comunque non si sono addormentati, questo già, qualcuno è scappato via, questo sì, lo so. E volevo dire che quelli che presentano persino qualche discorso sfortunato di Papa Francesco, quelli che presentano la morale come qualcosa di oppressivo, di prepotenza dei farisei contro i poveracci, quelli che mettono un peso sulle spalle degli altri e non li portano, ma questo non esiste nel mondo, nel mondo della fede, può esistere nel mondo dei miscredenti o dei falsi cristiani, perché ogni sacerdote, se ricorda a qualcuno i suoi doveri e se riconosce a uno che si confessa che è veramente peccatore e lo invita a pentirsi e a non peccare più, lui stesso sacerdote è uno che si confessa spesso, è uno che ha la coscienza di essere peccatore. Come diceva un santo che mi ha educato, io sono capace di tutti gli errori e di tutti gli orrori. Come no? Certo, ma non c'è sacerdote, non c'è pastore, non c'è teologo che non sia umile, pieno di idee e che parli della legge di Dio come la legge di Dio, non la propria legge, non sono io che impongo nulla. Paolo VI era così. Paolo VI, voi lo sapete, no? Quanto tribolò, perché chiese consigli a tanti, fece una commissione apposta, la maggioranza della commissione disse no, è il momento di attenuare la legge sulla contraccezione. E lui dice no, ma io faccio il contrario. E c'era fra coloro che avevano detto di cedere, c'era il patriarca di Venezia, che poi sarebbe stato Giovanni Paolo I, per cui non erano persone di poco. E lui resistette a tutto, perché in coscienza, mentre pregava, diceva: Signore, ma tu vuoi che io mascheri la tua legge? Signore, tu vuoi che io insegni alla gente che tu hai detto questo? Non l'hai detto, non lo puoi dire, no, è assurdo. Fece, e per questo fu considerato, ricordate, forse voi siete giovani, non lo ricordate, che Time, la rivista Time degli Stati Uniti, pubblicò l'uomo dell'anno, Paolo VI, chiamandolo The Hamlet, l'amletico, perché diceva una cosa, poi diceva l'altra, dubitava nel travaglio della sua coscienza, ma poi decideva alcune cose bene, come questa qua, altre cose male, come la riforma liturgica, ma insomma decideva in coscienza, e questa volta che si trattava la riforma liturgica riguarda un ordinamento cultuale, è una cosa secondaria, ma qui si trattava del sacramento del matrimonio, dell'istituto naturale del matrimonio, della sessualità, della procreazione, insomma del piano di Dio più primigenio,
è più fondamentale, e lui in coscienza dice: preferisco che mi crucifiggano sulla terra piuttosto che andare all'inferno per aver tradito. Perché poteva fare due cose: o non pronunciarsi, non fare un enciclica e lasciare che la gente in giro fosse turbata da certe voci, lasciando tutti nella cosiddetta coscienza perplessa, oppure intervenire a favore del lassismo, oppure intervenire a favore del rigorismo. Ecco, si fece in coscienza, anche lui in coscienza sapeva che come vicario di Cristo non poteva permettersi il libertinaggio intellettuale che si permettevano tanti teologi. E allora finisce questo libro della Sapienza: manda la tua sapienza dai cieli santi, dal tuo trono glorioso, perché mi assista, io, personalismo biblico, mi assista e mi affianchi nella mia fatica, la fatica di vivere. Fatica di vivere è il titolo di un romanzo del Novecento italiano. E mi affianchi nella mia fatica e io sappia ciò che ti è gradito. Ah, ma sono parole stupende. Che cos'è la morale? Sapere quello che è gradito a Dio. Che cos'è l'insegnamento della Chiesa infallibile? Farci sapere con chiarezza, oltre quello che già sappiamo, che cosa è gradito a Dio. Per cui se tu di proposito fai quello che non è gradito a Dio, pecchi sapendo di peccare, e allora non hai scuse, grida San Paolo, sei inescusabile. Ma io sono un cattolico adulto, diceva Prodi. Sei adulto ma sei un peccatore, inescusabile. Sì. Essa, la sapienza, tutto conosce e tutto comprende, mi guiderà con prudenza nelle mie azioni e mi proteggerà con la sua gloria. Perché dice, una delle cose belle che ho detto recentemente a Papa Francesco, l'ha letta su qualche libro di teologia di Walter Kasper sicuramente, ha detto: la parola di Dio non è una teoria, ma è pragmatica, è performativa, serve per fare qualche cosa. Ma certo, serve per fare qualche cosa, ma secondo la verità. Secondo la verità, per cui non è che la pragmatica toglie l'aletica. Quello che è aletico, cioè la verità, suggerisce le strade della pragmatica. Per cui la pastorale dipende dal dogma e non viceversa. E il dogma non viene creato in itinere, man mano che le cose vanno avanti, secondo i gruppi di pressione, dalla pastorale. E qui finisce il Salmo, non è un Salmo, in realtà è un inno dentro il Libro della Sapienza, intanto finisce con il gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, amen. Uno di voi c'aveva questo foglietto in mano, ha visto che non ho cambiato niente, ho letto proprio quello che c'era scritto lì. Bene, potete riposare.